Eccoci tornati al secondo video. Ciao a tutti. Da Luke e Achimbo. Allora, come vedete abbiamo allargato un po' la stanza. Abbiamo fatto un po' di provviste. Provviste. Abbiamo fatto del cibo e della lana. Anzi, Manu, se me la passi faccio i letti. Esatto, aspetta che te la passo subito. Allora, solo che ne ho raccolte due grigie e cinque bianche, quindi prima ti passo le bianche, eccole qua. E ti passo una grigia. Legno ne hai, no? Sì. No, no. Ho messo un blocco di terra. Meno male che c'è Kimbo. Come chiudere gli hook nei blocchi di terra e babbo come sono, chiudermi anch'io. Prenditi il letto. Che chissà dove sarà finito il mio letto. Ok, cerchiamo di non perdere tempo che i minuti vanno. Esatto. Allora, direi che il letto te lo sei ripreso tu. No, direi che te lo ridò. Ma è notte o giorno? Sai che non l'ho visto. Dovrebbe essere giorno, se non sbaglio. E che cazzo, ti sei ripreso ancora il letto? Vabbè, te lo ridò dopo. Vabbè, se no lo mettiamo giù. Esatto, dai, mettiamo subito giù. Tanto la stanza deve essere ben illuminata prima che ci spawna dentro qualche zombie come al solito. Sai che sono un pirla? Perché Perché? non ho piantato gli alberi qua intorno. Decisamente anch'io ne ho uno in mano e direi di piantarlo qua in mezzo proprio, perché mi va così. Lo pianto proprio qua. Ok. No, non piantarli vicino a lui, sennò poi crescono uniti. Sì, no, lo so. Ragazzi, volevo dirvi scusate se mi sentirete più basso di Akimbo, ma non capisco il motivo. Provvederò a risolverlo. O se qualcuno ha un consiglio da darmi, può scrivermelo. Ragazzi, mi raccomando, commentate i video perché sennò ci fate sembrare gli uomini invisibili. Iscrivetevi al nostro canale. Soprattutto quello, ragazzi, cioè più che altro iscrivetevi a quello di Luke perché i video li metteremo tutti lì sopra. Io mi sono dovuto iscrivere lo stesso su YouTube per allegarmi al canale di Luke. Manu. Ecco, direi che uno zombie l'ho scoperto e si sta bruciando piano piano. Ok, raccogliamo questa carne putrida, anche se non la mangeremo perché provoca un mal di pancia allucinante. Vabbè, io prenderei sto carbone. Guarda, da questa parte io ne ho trovato altro, quindi ci dividiamo. Penso che siano solo questi tre pezzi. Ah no, guarda, sotto ce n'è un altro. Continua qua. Oh, cavolo, sono sbucato in una grotta, Luca. Ma sai che anch'io ce n'ho una sopra, credo. Io ne ho una sotto, ma è bucata dall'altra parte, quindi non dovrebbe esserci traccia di move perché è tutto illuminato. Quindi direi di piazzarci due belle torce, che no, ne ho solo una. Ma E esplorarle con calma le caverne, cerchiamo di non morire. si è aperta, non è neanche una caverna. Questa è una caverna cosiddetta fuffa. Ok, io avrei un'idea. Esplorare Dicami. più che altro il contorno, dove siamo adesso, per vedere se ci piace il posto o spostarci. Siamo ancora in tempo. Allora, beh, dall'altra parte abbiamo il deserto, quindi c'è poco da fare, a meno che non troviamo un villaggio con delle case già costruite, però sarebbe brutto così. Beh, la sabbia fa sempre comodo. Beh sì, la sabbia per il vetro. I cactus servono per il colorante verde. Soprattutto che adesso nella 1.9 hanno aggiunto il vetro sottile. Allora, lì in fondo ci sono altri alberelli, che logicamente uno non l'abbiamo tirato via. Esatto, A me sinceramente piace qua, eh. Basta spianare un po'. abbiamo anche il mare in caso becchiamo i ragni con i fili. O magari la casa parla addirittura laggiù, guarda. Qua. Dove? Bello spianato, giusto per una casa. Sì, quello sì. Però ragazzi, per le case vedremo più avanti. Vabbè, senza stare qui a perdere tempo, cosa facciamo? Ma io direi che con il cibo per adesso siamo a posto. Carbone. Io ne ho 33, gli anni di Cristo. Io ne ho 6. Gli anni di un fiore. Ci manca il ferro.
E io l'avevo visto prima. Ecco, il ferro è un problemone, Andiamo perché? insieme però, vieni, vieni. Se non mi sbaglio, l'ho visto da queste parti. Cosa c'è qua sotto? Ciao Oh, qua c'è... maiale. Oh, c'è un casino di ferro, vieni, vieni. Arrivo, arrivo. Pericoloso, stiamo attenti, devo mangiare anche. Ecco, stiamo attenti, vabbè, lì c'è un maiale, quindi non penso che ci dovrebbe essere mob. Qua c'è ancora un po' di carbone, lo tiro via. Io vado a prendere il ferro se riesco. Se c'è qualche problema, chiama. Vabbè, un maiale che vola. Perché ha saltato due blocchi quel maiale, eh. Allora, Manu, io ti direi che questa caverna è piena piena di ferro, ma piena. Già Ecco, io allora direi di tenerla sotto controllo questa qua ogni ho visto tanto. un ragno che mi sta seguendo. Ecco, prendi il ragno così ci facciamo le canne da pesca. Fa le finte di seguirmi. Manu, Ehi. ma se ti dico che ci sono due creeper, uno zombo, un ragno, mi dai una mano? Arrivo al volo, se qua il carbone è finito, arrivo. C'è un po' di gente, vieni, vieni. Ce la rischiamo, li ammazziamo o non rischiamo? Ma io direi di rischiare e spaccarli. Dai, dai, vieni allora, vieni. Se no non sarebbe una modalità hardcore, dai. Vieni che sennò se ne vanno, poi raccogliamo tutto sto ferro. Madonna, ce n'è poco, devo dire. Vedete, Sì, ma ragazzi, ce n'è ancora di qua, vieni, vieni. quello... Ah, c'è Ti carbone. presento il mio cocò, vieni. Dove Guarda, sono? sono qua sotto, guarda lì. Ah, ma due sono. Adesso. Sì, sono in due. Uno l'ho preso, occhio. Tre, aspetta, sono morti tutti, guarda. No, ma c'è una. Oh, altri due, Manu. Un altro è qua sotto, lui. Ma non mi dire che c'è il dungeon di. Sì, non mi spingere giù Dei che se cadiamo creeper, eh. un macello. Occhio, l'ho innescato, occhio che esplode. Ora allora, c'è l'altro. Occhio. La lotta contro i creeper, ragazzi, in diretta. Uno Uno è è morto. deceduto. Questo, bravo. Grazie per essermi caduto in testa. Occhio laggiù che ce n'è un altro, lui. Hai delle torce? Torce, sì, ma scusa, ma io 4 creeper sono già, eh. Mi sto contando. Occhio. Fatto il danno qua al solito. Ma sai che non ha fatto niente? Buono. Allora, C'è un Enderman, Manu. Non lo guardare. andiamo a guardare in pace che è un Io macello, ragazzi. piazzo un po' di torce, tu raccogli, eh. Io ti copro le spalle. Sì, le spalle sei dall'altra parte del mondo. No, sono caduto giù. No, Ecco, ma yes. sono qua. Allora, io direi di prendere anche sto carbone qua, ci serve per le torce. Allora, aspetta. Io sono in pieno tutto di torce, così possiamo lavorare tranquilli. Sento un ragno. Ricordiamoci la via d'uscita perché come al solito io e lui che ci perdiamo sempre, ragazzi, dovete sapere questa cosa qua. Guarda che grande sta caverna, eh? Sembrava finta all'inizio. Di qua continua, si scende. Ma che sbocco! C'è un creeper, uno scheletro lui qua che... Ecco, saltati in alto perché ce l'aveva con lo scheletro. No, c'era il camperone. Cioè... Aia, m'ha preso. Ah, ancora lì. Mi fanno ridere gli scheletri che giocano a nascondino. Si nascondono dietro gli angoli. Vabbè, i creeper che si stampano contro i muri non si muovono. Dove sei? Ma che fai là sopra? Sto cercando di abbattere uno scheletro che è lì sotto, mi sta continuando a trivellare di frecce. Aia, m'ha preso ancora sto infame. È morto, è morto. Ma quanto ferro c'è qua sotto? Ce n'è tanto, devo dire. Ma ce n'è tanto, ma io non lo sto raccogliendo da nessuna parte. Punto, io direi di tornare all'inizio, lui raccogliere quello che c'era all'inizio, poi dopo ci andiamo a espandere bene sotto. Sì, aspetta che raccolgo sti quattro pezzi. Sì, con la rosa li stavo spaccando. Perché io ho una necessità di rifarmi un piccone perché questo mi sta finendo. Poi mi è arrivata una freccia. Andiamo, 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 non rischiamo più, dai, abbiamo già rischiato troppo, ragazzi, ci dispiace, ma. Sta andando di qua, lui. No, stavo guardando di là che c'era. Mi è arrivata una freccia volante, non so da dove. Meglio tornare a casa, eccolo qua. Lo stavo spaccando io, comunque. Ho sentito un ragno, molto Ah, Manu, ci prepotente. arriva un creeper contro. Occhio, 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 occhio. Oh cazzo.
Ecco, logicamente quando io vado a picchiettarlo, questo qua si esplode. Non hai sentito che stava innescando? Manu, è notte, dobbiamo fare una corsa a casa. Io Manu, so. scheletro sopra, ce l'hai! Manu! Che in testa mi è caduto? Bastardo. Manu, ce l'andiamo per favore! Sì, io direi di raccogliere quello. Oh, ragno, 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 lu. Ma ce ne stiamo andando! Ragno. Infame. È che ti ho messo difficoltà 3, non è che ho messo tanto, No, infatti la massima. No, eh. Manu, ma tu hai visto quanto ferro abbiamo sopra? E io sto prendendo quello che avevamo sopra. alza la testa. Oh cacchio. Ragazzi, noi stiamo rischiando. Oh cazzo, ho finito il piccone. Ce l'ho io, dai, prendiamo sto ferro e ce l'andiamo, dai. Prendi quello che cade, così facciamo più veloce. A posto, andiamo, cioè, facciamo una corsa. Ce n'è uno qua, Lu. Ma sì, tanto poi torneremo, Oh, creeper, 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 scappa. fallo venire. Vai in due. Bella, intanto ci rompe la roccia. La casa di qua, visto che ci sono gli alberelli, eccola Guarda, qua. qua sembra pulita, non c'è nessuno. C'erano tutti là dentro i mob. È il culo che abbiamo noi di solito, Chiudiamo qua. no? Ok, allora. Direi di farmi almeno due picconi di roccia perché. Allora, tu hai cibo? No, ce n'ho, ce n'ho, grazie. Ma perché non si cuoce? Ah, ma sono già cotte le bistecche. Te l'ho detto, te l'avevate prima. Non pensavo che erano cotte già. Ah, c'ho il ferro da bruciare. Esatto, ce l'ho anch'io 18 da bruciare, abbiamo il carbone, vabbè, ne abbiamo Allora, abbastanza. Io vediamo quanto siamo arrivati. ho due polveri da sparo, però non mi servono a niente adesso. Lui direi di chiudere qua. No, Sì, chiudiamo il buco in alto prima che ci entrano dentro. chiudere proprio la puntata. Ah, allora Facciamo gli ultimi chiudiamo. minuti, poi non riesco a caricarlo. Allora chiudiamo la puntata, ragazzi, la seconda parte è andata ancora di questo Let's Play. Ci Tra vediamo poco ci alla sarà prossima. il tempo di caricare il video. E siamo ancora qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.